quel tempo il Signore Gesù disse: chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un... e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca, uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Io amo la semplicità che si accompagna con l'umiltà. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. Buongiorno a tutti e ben ritrovati come sempre al Buon Contagio della Parola. Ecco, siamo all'aperto, sì, perché è una bellissima mattina di autunno e così ho avuto voglia di uscire a fare due passi. Dopo la parentesi un po' diversa di questa settimana appena trascorsa, che ha visto il Buon Contagio, tra virgolette, diventare quotidiano, ricominciamo a tenere il passo settimanale. E così per ripartire ho detto faccio una cosa un po' diversa, via, ecco. Bene. Come avete sentito in apertura, ho scelto di farmi precedere oggi da queste bellissime parole della poetessa Alda Merini, perché credo che il Vangelo che ci attende in questa prossima domenica sia davvero un invito forte, rivolto a tutti noi a ritornare semplici. O piccoli, se appunto vogliamo usare le stesse parole che usa Gesù. Infatti abbiamo sentito chi accoglie voi accoglie me, ma si potrebbe anche dire chi accoglie i piccoli accoglie me. Cosa intendo dire con questo? Ecco, prima di tutto cerchiamo di contestualizzare questo brano. Ci troviamo qui alle ultime battute del capitolo 10 del Vangelo di Matteo, dove Gesù invia i suoi apostoli, i 12, in missione. Perché fa questo? Alla fine del capitolo precedente, il capitolo 9, possiamo vedere appunto leggendo che Gesù, vedendo la tanta gente che lo seguiva, provava compassione, la vedeva un po' come pecore senza pastore, e di fronte a questo sente la necessità di andare loro incontro. Pregate il Signore perché mandi operai per la sua messe. Insomma, Dio ha bisogno di noi per potersi comunicare. Così appunto nel capitolo successivo Gesù invia i suoi e li manda ad annunciare il regno, cioè a mostrare concretamente la vicinanza di Dio. E come? Guarendo, risuscitando, purificando, scacciando il male. Insomma, Dio ci chiede di comunicarci agli altri donando vita, amore. Questa vita, questo amore però può essere capito e accolto soltanto se è credibile. E come fa a essere credibile? Solo se chi lo annuncia sa essere piccolo, cioè semplice, disarmato del proprio ego e libero così di lasciar passare l'amore di Dio senza filtrarlo attraverso le troppe sovrastrutture che spesso e volentieri davvero impediscono che questo venga comunicato e lo snaturano. Gesù, rivolgendosi ai suoi che sta inviando a comunicare con la vita il suo stesso amore, li conforta, li incoraggia e appunto poi dice loro: chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Eh sì, un discepolo autentico sa essere tale solo se sa essere piccolo, semplice, portatore sano del Dio amore che è Cristo, che poi è la ricompensa donata. Quante inutili sovrastrutture invece noi frapponiamo tra Dio e le persone, e soprattutto troppo spesso proprio noi addetti ai lavori, snaturando e complicando quella presenza invece così semplice che è l'amore. L'amore è semplice e lo si capisce e lo si comunica nella semplicità. Non a caso nel capitolo successivo a questo brano Gesù esclamerà: ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Insomma, sia chi annuncia l'amore di Dio sia chi lo riceve deve rivestirsi di semplicità, pena un annuncio sterile e o l'incapacità di comunicarlo.
Chiediamo a Gesù il dono della semplicità. Essa davvero può dischiuderci un mondo di bene. Non è facile abbandonare le proprie sovrastrutture, i propri preconcetti. Io stesso me ne rendo conto sulla mia pelle. Ma se vogliamo gustare la bellezza, la tenerezza, la gioia dell'amore, ecco, non c'è altra strada se non quella della semplicità evangelica. Che Dio ci aiuti. Un grande saluto amici, grazie per essere stati con me, vi auguro un buon proseguimento di settimana, una buona domenica e come sempre se volete ci vediamo la prossima volta. Ciao, io adesso torno a casa, prendo lo zaino, metto il cappellino, ecco qua, ciao.